Dopo il primo live show di X Factor 12 andato in onda giovedì scorso, questa settimana per i quattro giudici la scelta dei brani da assegnare per il live show del 1° novembre ai concorrenti sarà più difficile. Sono costretti, infatti, a scegliere una canzone del 2018 per seguire il tema dell'attualità. Durante il daily di X Factor 12, Fedez ha accolto in casa propria le uniche due over rimaste in gara. Reduce dall'eliminazione di Matteo Costanzo, espone il suo disappunto su quanto accaduto durante il primo live show prima di assegnare i brani. Naomi nel secondo live show canterà Never Enough da The Greatest Showman, mentre Renza si esibirà in Thunderclub dei LSD. Anche Mara Maion, che incontra i suoi tre under uomini, e su di loro dice: devo aiutarli a cercare la loro vera identità. Il produttore accende le luci, e l'artista percorre la strada sotto queste luci. Per quanto riguarda le assegnazioni, Leo Gassman si cimenterà in Next to Me degli Imagine Dragons, Anastasio avrà da lavorare su Se piovesse il tuo nome di Elisa e Emanuele Bertelli su un brano di Gali, Zingarello. Nel daily di X Factor 12 di stasera, anche Lodo Guenzi ha incontrato di nuovo i suoi tre gruppi per parlare del prossimo live show del 1° novembre, il secondo di questa edizione, e per parlare dei brani che dovranno affrontare. I Vowland avranno a che fare con Ellis e Merton e il brano No Rules, i Red Bricks Foundation con Tuari di Achille Lauro e Boss Doms, i Seveso Casino Pelas, invece, dovranno reinterpretare un grande successo di quest'estate, una vera e propria hit che ha scalato le classifiche Amore e Capoeira di Takagi e Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston. Lodo Guenzi, alla guida dei gruppi di X Factor, ha rischiato di perdere già una band durante il primo live show. I Red Bricks Foundation, infatti, sono andati al ballottaggio con Matteo Costanzo, primo eliminato dei live. I suoi tre gruppi giovedì sera si sono esibiti in brani diversi tra loro e in stili opposti. Abbiamo visto i Seveso Casino Pelas in Giovane Fuori Classe di Capo Plaza, i Vowland in Sweet Dreams degli Eurythmics, i Red Bricks Foundation, infine, in New Rules di Dua Lipa. Nel daily di X Factor 12 di domani scopriremo le assegnazioni delle under donne per il secondo live show del 1° novembre.